viene gestito. Qui ho iniziato purtroppo a fare con la penna, poi ho calcato con un pennarello e ho usato i vostri, diciamo, elementi distintivi per far vedere che cosa è Nutanix. Sostanzialmente Nutanix è un cluster che rende invisibile tutto quello che di infrastruttura c'è sotto, sia dalla parte di management, per cui abbiamo un'interfaccia che si chiama Prism, su cui viene gestito il cluster, sia tutta la componente di storage con la quale viene implementato un cluster. L'esempio in questo caso è avere un cluster SX, l'ho fatto per semplicità a tre nodi, perché non potevo utilizzare un altro sticker, mi è stato vietato, non è vero. E che mette a fattor comune tutti i dischi presenti all'interno di ognuna delle macchine per creare un unico file system, ok? Nel quale c'è a fattor comune sia la componente flash che è presente in ognuno dei nodi, sia la componente rotativa di hard disk standard che sono presenti all'interno delle macchine. Da questo punto in avanti, Nutanix è un'infrastruttura a servizio del Bus Center, del Realize Automation, di quello che c'è sopra, e diventa pressoché invisibile agli occhi di chi gestisce quell'infrastruttura. Non c'è storage a network, non c'è disco esterno, nulla di tutto ciò. Il sistema è molto semplice, molto elegante, oserei dire, scala linearmente, vediamo anche perché, e fornisce tutta una serie di tool infrastrutturali per capire come si comporta il cluster, che cosa sta succedendo, quali sono le risorse più impattate, quali meno utilizzate, che cosa serve all'infrastruttura per progredire, che cosa magari c'è di over provisioning sull'infrastruttura. Possiamo mettere sull'infrastruttura tutto quello che è virtualizzabile. In questo esempio ho fatto sostanzialmente un caso semplice con un cluster con tutti i dischi da 1 tera, ma è un esempio giusto per fare dei conti facilmente. Tutto quello che è virtualizzabile può girare su Nutanix, questo è il messaggio. Non ci sono applicazioni, elementi che non possano girare su un cluster Nutanix. Qualsiasi performance debba essere ottenuta a livello infrastrutturale. Non facciamo molte slide, adesso vediamo che cosa abbiamo implementato in Inel, che cosa stiamo mettendo su. E vedremo col Prisma, che è l'interfaccia di management di Nutanix, la semplicità d'uso, che cosa fa e che cosa rende a livello infrastrutturale molto molto semplice per far sì che chi lo usa sostanzialmente riesce a focalizzare sulle cose di alto livello e a dimenticarsi di fare operazioni manuali diciamo di run masking, zoning, riconfigurazioni cluster, promotion, perché una macchina va più lenta, perché va più veloce, chi sta prendendo cosa e così via. Lascio la parola a Flavio. Sì, buongiorno a tutti, sono Flavio Mancini, sono in Inel responsabile IT per quello che riguarda gli ambienti di virtualizzazione. In Inel avevamo la necessità di implementare quello che era la service control room, nuova service control room, su un ambiente dedicato, quindi separato dal resto dell'infrastruttura Inel, che avesse elevate performance sia scrittura che in lettura. Vado brevemente a indicarvi quello che era la nostra soluzione. Quindi il framework è basato sul software della Computer Associates, e in particolare il prodotto prevede una componente di APM che è l'Application Performance Management, ovvero fa il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni. C'è la parte di SOI, che è il Service Operation Insight, che cos'è? È un correlatore degli eventi raccolti da APM Spectrum. Spectrum si occupa del monitoraggio infrastrutturale e la parte di eHealth raccoglie e analizza le informazioni prestazionali, quindi invia quelli che sono i fail a Spectrum. Infine c'è la componente Nagios, penso che già conosciate, che si occupa del monitoraggio dei servizi e delle risorse di rete. In totale per ora sono 30 virtual machine, un DB Oracle e un DB SQL, ma l'infrastruttura sicuramente tenderà ad aumentare. Questa è la configurazione che abbiamo implementato. Noi abbiamo ridondato quindi la
l'appliance di Nutanix su due siti in modalità di disaster recovery, quindi sul sito quello primario, che è quello di Tiburtina, sul tecnopolo di Tiburtina appunto, e il secondario, quindi abbiamo la, ci troviamo sulla sede email di Ferrussi. Quindi questa condivisione, questa suddivisione quindi della parte di, sulla parte del sito primario dove abbiamo l'esercizio e sul secondario dove abbiamo la parte di sviluppo e test, abbiamo deciso di fare questa suddivisione proprio per non passare per la rete metropolitana, quindi abbiamo dei vantaggi sia in termini di prestazioni che di continuità di funzionamento. Va sottolineato che il singolo cluster a 4 nodi è configurato in modalità no single point of failure, quindi o soltanto in caso di disastro viene attivato in modalità manuale tra l'altro, oppure per quella che è una transizione programmata, e questo ci verrà molto utile in email a breve, perché siamo stiamo facendo il moving di un data center, quindi sarà molto semplice anche da vista le dimensioni, poi vi faccio vedere, sarà molto semplice proprio prendere l'appliance, portarlo su un altro sito e ristallarlo, attaccare i cavi, siamo già operativi. Questo appunto è quello della replica sincrona tra due ambienti, come avviene. Quindi abbiamo una replica, stiamo parlando, sì, quello che volevo dire è appunto parlando dell'IPV, in questo caso della replica sincrona tra due ambienti, abbiamo che in caso di failure la componente sul sito di esercizio, l'RPO è garantita dalle modalità di IO di Nutanix, che consistono in breve, c'è cioè una replica di fattore 2 per la parte di dati, una replica di fattore 3 di quello che sono i metadati, e il checksum di ogni extent che è inserito nei metadati, quindi con la verifica di congruità ad ogni lettura. Ovviamente Nutanix non può intervenire sulla parte dei meccanismi di caching a livello applicativo, che invece mantengono soltanto i dati in memoria. Quindi. In caso di failure, quindi, abbiamo un RPO che è uguale a 0 garantito dalla replica sincrona, dei due siti. Andiamo avanti, quindi questo è il nostro use case, ovvero quindi abbiamo la protezione completa in caso di failure di un sito, non abbiamo perdita dei dati, come vi spiegavo prima. Molto velocemente vi faccio vedere questa slide, che è quella proprio la nostra soluzione, quindi abbiamo 96 core Broadwell e 5 2650 V4, 1 tera di RAM, 7,5 di disk SSD e 32 di dischi adattivi, diciamo. Ovviamente sono generi, questa è la configurazione del nostro cluster. Giusto per, diciamo, questo cluster è, questa macchina è 2 unit, esatto, e non ci sono backplane tra i sistemi, per cui tutta la comunicazione avviene sulla rete, ok? Non ci stanno elementi proprietari all'interno del sistema. Questo è il motivo per cui sostanzialmente Nutanix è una soluzione software, può girare molto semplicemente su diverse tipologie di appliance, e soprattutto è molto veloce nella qualificazione appunto del software. Alcuni esempi, abbiamo avuto subito, 10 giorni dopo che Intel ha annunciato i Broadwell, le ultime CPU erano qualificate su Nutanix, una decina di giorni dopo SX ha annunciato la versione 6 di SX, appunto avevamo le macchine qualificate per girare su quello. Uscirà a breve Windows 2016 per esempio, anche lì avremo molto velocemente qualificazione per far girare Nutanix anche su quel tipo di piattaforma. Appunto, come vi dicevo, come ben sottolineato, questo si tratta soltanto di 2 unità, quindi come vi dicevo prima, potete ben vedere come sia facile effettivamente smontare da rack questo oggetto e trasportarlo su un'altra sede. In questa slide voglio parlare della richiesta di configurazione della Metro Availability, quindi per garantire la disponibilità dei data store sui due siti, lì ci sono delle richieste, quindi del Nutanix deve avere. La prima è che la latenza tra i cluster sia inferiore ai 5 millisecondi, che venga mantenuta un'adeguata larghezza di banda per i picchi in scrittura e avere una rete fisica ridondata tra i siti.
L'INEI l'abbiamo scelto appunto di, come soluzione di cluster in metropolitana, una rete di livello 2, anche se basterebbe una di livello 3, ma il livello 2 ci garantisce maggiore velocità in caso di fail delle virtual machine. Quindi la soluzione di disaster recovery con replica sincrona prevede che in caso di caduta del sito primario passiamo in modalità manuale sulla riaccensione. Dice la manina spingente il santino, passiamo proprio sul sito secondario in modalità manuale. Ovviamente la riaccensione delle virtual machine sono gestite dalle regole di HD VMware. Questa qui è l'interfaccia grafica di quello che è Data Protection, ovvero non si legge molto bene. Comunque in caso di fail della metro availability, quindi se avessimo una latenza superiore a 5 millisecondi, non avremo questa situazione, non avremo un allarme. Vi volevo far vedere in altro questo che è il test di diagnostica che abbiamo effettuato a fine configurazione del cluster, e quindi possiamo vedere, spero che vi riusciate a leggere, la velocità in scrittura e in lettura della nostra soluzione di cluster. Queste sono le due velocità, sia in scrittura che in lettura, sulla componente throughput, ovvero scrittura e lettura di file di grosso modo di dimensione di 1 megabyte. Il cluster, quelle due rack unit, riesce a fare 4 GB al secondo in scrittura, in lettura, e quasi 2 GB al secondo in scrittura. Nutanix per definizione, tutte le volte che scrive un dato, per costruzione di Nutanix il dato è scritto su almeno due nodi del cluster. Questo perché la soluzione deve essere resiliente, abbiamo detto che deve essere invisibile, per cui se si rompe un nodo sostanzialmente non se ne accorge nessuno, perché il dato di quel nodo che si è rotto è su un'altra macchina. Il cluster poi riesce a recuperare quell'errore riproteggendo i dati sui nodi rimanenti del cluster, ok? Quindi la differenza tra 2 GB al secondo e 4 GB al secondo, perché quando facciamo il test di scrittura il dato deve essere replicato su due nodi, ovviamente in modalità, manca a dirlo, sincrona tra i nodi appartenenti allo stesso cluster. Questi sono i test, diciamo, uguali a quelli di prima, con dimensione di file molto piccola per stessare il numero di IOPS che riesce a fare la macchina. In lettura facciamo quasi 300.000 IOPS su quelle due rack unit, e in scrittura ancora facciamo 220.000 IOPS. Il numero di scrittura, come dicevo, sempre lievemente più basso, perché devo sostanzialmente fare una doppia scrittura, ed è quello l'unico istante in cui attraverso la rete, ok? Per cui ho una velocità molto elevata e non saturo la rete nelle operazioni di lettura e scrittura che vado a fare. Questo è il test che facciamo prima di consegnare ogni macchina al cliente, per capire la rete su cui siamo stati attestati e che cosa può fare quel tipo di macchina all'interno dell'infrastruttura. Queste sono invece una serie di nuove funzionalità e test che abbiamo effettuato, quindi ve le vado a elencare molto semplicemente. Siamo passati dalla versione 4.6 alla 4.7 senza interruzioni di servizio, abbiamo fatto dei carichi infrastrutturali, questo ovviamente per prendere la decisione su quale soluzione orientarci. E abbiamo utilizzato Nutanix Acropolis Block Device per montare un'unità iSCSI su storage fruibile da Nutanix ma da sistemi fisici esterni. Questa è la sperimentazione che stiamo facendo in questi giorni per la soluzione Big Data. La stessa soluzione molto probabilmente la utilizzeremo anche per il DB Oracle, che è ospitato sulla Service Control Room. Per costi di licenziamento ovviamente dovremmo licenziare tutti quanti i core, invece questa è una soluzione, metteremo un DB esterno puntando allo SCSI storage di Nutanix proprio per le prestazioni. Poi c'è la configurazione appunto di AVS che regge tutte le funzionalità del file system Nutanix, che sono queste che vedete in elenco. Giusto per, ovviamente siamo andati molto veloci sulla componente di funzionalità della componente di file system di Nutanix. Le componenti fondamentali che ci differenziano e che ci danno le performance che servono sono la componente di multiparting, perché se questa macchina virtuale, tutto
l'intelligenza di Nutanix vive in una macchina virtuale. Tutte le virtual machine che stanno su queste macchine sostanzialmente fanno IO verso questa macchina. Se questa macchina per qualche motivo viene spenta, è una macchina virtuale, può succedere, la macchina virtuale andrà a richiedere questo dato al peer che ci sta sulla macchina a fianco. Questo è l'elemento che ci consente, come diceva Flavio, di fare gli upgrade di firmware di Nutanix online, perché faccio sostanzialmente l'upgrade di ognuna di queste CVM una per volta, ne faccio il reboot, la macchina risale con nel momento in cui risale la macchina vado su quella successiva e su quella successiva ancora. Alcuni clienti fanno l'upgrade alle 10 di mattina, ok? Ma io per cui senza ovviamente creare alcun disservizio, alcuna diciamo patema d'animo. L'altra cosa che implementa Nutanix è questa, il tiling. Abbiamo parlato di dischi flash e dischi rotativi. In automatico Nutanix crea un unico file system in cui la parte calda dei dati vive nella parte flash, per cui la percezione di ogni virtual machine sui dati è quella di parlare con uno storage all flash, ok? Questo ci consente di avere quelle performance che abbiamo visto prima. E l'altro elemento fondamentale che ci distingue è quello di tenere sempre la data locality attiva sulle macchine. Le altre le lascio quasi, non sono importanti, importantissime, perché non si deve corrompere il dato per alcun motivo, per cui ricreiamo e controlliamo real time tutte le volte che scriviamo se il dato sia stato scritto bene in tutte le CVM, in tutti i blocchi appartenenti al cluster. Snapshot, clone e replica. Ovviamente la replica la stiamo usando pesantemente in inedito, perché replichiamo il dato in modo sincrono tra le due sale disposte in geografico. La parte di data locality è quella che ci consente di andarci a leggere il dato delle virtual machine direttamente dalla macchina su cui si trova la macchina fisica su cui si trova la virtual machine. Questo ci consente di non attraversare la rete in operazioni di lettura e avere latenze inferiori al millisecondo. Chi gestisce una storage network conosce le latenze che ci sono. Latenze inferiori a millisecondo non si ottengono nemmeno con dei dischi flash, perché devo andare ad attraversare la rete, l'infrastruttura SAN, l'HBA, gli switch, i controller e arrivare al disco. E questo tipo di latenza vi assicuro che non si riesce ad ottenere, soprattutto la banda o il throughput che riesco a ottenere. Questa macchina è vicina ai suoi dischi e ai suoi dati, per cui questo tipo di performance non sono ottenibili con un altro tipo di soluzioni che non implementa questo. Queste funzionalità ovviamente le eredita anche la componente esterna. Se mettiamo un Oracle, ok, questa macchina può fornire connettività in blocco ai scasi, a elementi esterni all'infrastruttura, per quindi possono utilizzare tutte queste funzionalità dall'esterno del cluster Nutanix. Stessa cosa per i file system, è possibile avere anche un accesso di tipo file system a macchine che devono montare una share, un NAS sostanzialmente dall'esterno dell'infrastruttura. Queste sono delle funzionalità che stiamo testando anche presso INE. Sì, questo è diciamo quello che abbiamo fatto. Non abbiamo altre slide. Una domanda? Assolutamente sì. Riassumendo, ma perché hai scelto un Nutanix, che avete un po' di roba là dentro che la metà basta? In poche parole, che vi dà di più questo Nutanix? Sicuramente a livello di performance quello che mi è rimasto molto, scusami, con la slide, è proprio il fatto dell'automatic tiling, che è stato molto un punto di forza, però molto interessante, cosa che non abbiamo visto in altre soluzioni, perlomeno c'erano ma non in questo modo. Quello sicuramente è stato un punto di forza, e anche al fatto che, mi ripeto, il fatto che è molto, molto piccolo come oggetto, quindi rimane molto, molto comodo anche da spostare su. È venuto comodo proprio recentemente, perché stiamo facendo il moving proprio del nostro data center. Ma però secondo me vale la pena, magari è stato detto già nelle parole righe, però è una cosa da sottovalutare, il tema della scalabilità. Perché di solito uno fa una soluzione, però non sa se devo crescere, quanto cresce e non so quanto mi costa. Nel caso specifico magari
ha senso che si pensa un hardware, invece la logica più tutta nel software, no? È solo un software che utilizza per cambiare il motore. Cioè, sulla scalabilità volete dire qualcosa, secondo me. Sì, effettivamente Francesco c'ha ragione. La modalità con cui lavora Nutanix rende facile il fatto di mettere altri nodi all'interno dell'infrastruttura, mantenendo la data locality e il fatto che il sistema vada a scrivere in contemporanea su n macchine, facendo un grid computing tale CQM, fa sì che allargando il cluster non perdo in performance assolutamente, e mantenendo il concetto di data locality, allungando la catena, non ho sempre una macchina che ha in locale il suo dato, anche se io sposto questa macchina da un'altra parte perché ci faccio boom motion di adesso e così via, il cluster si accorge del fatto che la macchina sia stata spostata. Quando questa macchina andrà a leggersi il suo dato, le CVM di Nutanix gli riporteranno il dato vicino, per cui il dato praticamente segue la macchina nella sua evoluzione all'interno del data center. Non ho questa, diciamo, necessità di andare a capire io dove andare a mettere il dato. In automatico il sistema insegue con i suoi dati la macchina dove essa sia all'interno del cluster. Questo è un altro elemento che ci contraddistingue, insieme al fatto che verificato. Grazie. Lunedì mattina alle 11 abbiamo aggiunto due nodi al cluster, c'erano 200 PDI attivi e sono rimaste 200 PDI attivi. In sostanza, in serenità. Questa è la modalità. L'altra cosa è che possiamo mischiare macchine di natura diversa all'interno dello stesso cluster, diverse serie. Non è che se uno parte con una serie come quella che abbiamo qui, 3000, deve rimanere su quella serie, possiamo far espandere se serve più storage, se serve più CPU, se serve più memoria, mettere dei nodi che sono cuciti addosso al workload che andiamo a implementare all'interno dell'infrastruttura. Come si gestisce Nutanix? Non abbiamo più slide. Allora, questa è l'interfaccia di management, che questo elemento lo vediamo qui, il Prism. Prism è un'applicazione HTML che, diciamo, vive su tutte le macchine, per cui per default è fatta in alta affidabilità. Ognuna di queste macchine ha gli stessi dati e esporta la stessa interfaccia, per cui se va giù una, il Prism sostanzialmente logga su un'altra macchina. C'è un concetto di VIP che è di qui del cluster, per cui se una di queste macchine è giù non succede assolutamente. L'unica cosa che può succedere è che devo rifare il logon su una macchina, ma questo è l'unico effetto evidente. Questo è un Prism Sensor che ha visione di tutte le macchine o N cluster che sono all'interno dell'interfaccia dell'infrastruttura Nutanix. In questo caso abbiamo tre cluster gestiti dal sistema. Posso gestire diverse dashboard, perché questa è la dashboard di default che viene implementata. Da qui ho visibilità di che cosa succede per ognuno dei cluster che gestisco, la latenza che ho per ognuno di essi, quale macchina utilizza più o meno IOPS, più o meno banda, più o meno CPU, per cui andando qui sopra un colpo d'occhio dello stato di salute e di performance dell'intera infrastruttura, sia essa un data center, due data center, 10 data center. Da questo sistema posso riuscire a capire la modalità con cui lavoro e soprattutto se magari nel giro di un po' di tempo ho necessità di aggiungere elementi all'interno del cluster, perché potrei finire le CPU, potrei finire la memoria, potrei finire il disco, per cui ho visibilità del workload presente e un forecast su quello futuro. Ovviamente questa è una macchina di demo, non ci sono dei workload diciamo reali, e vedere abbastanza piatto con un minimo di crescita, però il sistema mi dà visibilità di che cosa succederà sulla componente di memoria, sulla componente di CPU e sulla componente di storage, che sono i tre elementi, le tre dimensioni su cui facciamo tipicamente evolvere i data center, perché in generale posso finire lo storage, posso finire la memoria, posso finire la CPU, ok? Per cui da qui ho evidenza di che cosa sta succedendo all'interno dell'infrastruttura.
grande che essa sia, da qui con un single sign-on posso andare sul cluster. Questa mi dà visibilità dello stato di salute. Adesso sto andando in drill down sul cluster, quindi prima ero sul, diciamo, gestore infrastrutturale, magari avevo tre cluster e quindi vedevo da lì che cosa succede. Adesso sto lo stato di salute, questo cluster sta messo bene perché c'è il cuore verde, se c'è qualche problemino è giallo e rosso, ovviamente manco a dirvelo. La versione DSX su cui giro, quanto spazio ho libero, quanto ne ho utilizzato, quante macchine ci stanno all'interno dell'infrastruttura, quante accese e quante spente, il livello di utilizzo della CPU e il livello di utilizzo della memoria. Il fatto che il sistema abbia la resilienza messa a posto significa che tutti i nodi nel cluster sono attivi e se si rompe qualcosa il cluster è capace di andare a recuperare qualsiasi errore che ho a livello infrastrutturale. Questi sono gli elementi che contraddistinguono il cluster, per cui ho la possibilità di andare a recuperare qualsiasi tipologia di errore, sia se si rompe un SSD, se si rompe un disco, se va giù un nodo, riesco a recuperare tutte quelle componenti. Anche qui posso andare a navigare, a capire l'hardware su cui sto lavorando. Questo ancora una volta è un diagramma del sistema, mi dice quanti nodi ho all'interno del cluster, per ognuno di questi posso capire lo stato di salute e il sistema mi dà la quantità di CPU, memoria e disco che ho utilizzato. Molto intuitivo, molto veloce. Il sistema viene portato dal cliente, dopo 30 minuti di orologio viene registrato nel vCenter e si hanno già le informazioni, perché è tutto già implementato all'interno delle macchine. Va sicuro che in mezz'ora abbiamo iniziato a fare vMotion di macchine da un cluster preesistente verso Nutanix. Questa è una delle potenzialità che abbiamo, è una delle tante. Da qui posso riuscire a capire se ci stanno dei problemi, si vede, ci stanno ovviamente degli allarmi, si vede anche qui come è fatta la macchina, il disco e gli N dischi appartenenti alla macchina, i due power supply che alimentano tutto il rack. Altre cose da vedere è se ci stanno problemi. Posso andare a vedere la lista delle macchine virtuali che girano, che cosa sta succedendo e posso andarmi a cercare chi sta consumando cosa. Da qui ho visibilità di che cosa sta succedendo nell'infrastruttura. Se mi sono dimenticato qualcosa, qua dentro ci scrivo il nome della macchina, il sistema mi restituisce le entità nella pagina in cui sto, nelle quali ci sono le due paroline file server. In questo caso su questa macchina gira un file system, un file server che dà servizio verso l'esterno. Per ognuna di queste macchine posso andare a filtrare l'utilizzo di CPU, l'utilizzo di memoria, ok, chi sta consumando cosa, qualsiasi operazione. Qui credo che qualche collega sta facendo vedere a qualche cliente qualche test sulla componente di lettura scrittura. Immagino che stiano facendo delle letture, perché ho una decina di macchine che fanno circa 20.000 IOPS ognuna, però ho visibilità anche qui, cliccando su ognuna delle macchine riesco a capire che cosa sta succedendo per ognuna di quelle macchine. La tipica chiamata, c'è stata l'applicazione X che non funziona, capire qual è il tipo di virtual machine, la scrivo là dentro perché magari ho 300 macchine, 400, 500, le metto là dentro, capisco magari che cosa sta facendo, qual è la latenza per ognuna di quelle macchine, perché magari mi accorgo se c'è o meno un problema a livello storage. Questa macchina sta leggendo, guardate la latenza, questo è un cluster reale, non è un flash su cui sto cliccando, è un cluster reale, ci sta una latenza di 0,31 millisecondi in lettura, ok? Tutto questo è correlabile con altri strumenti di analisi, perché io posso andare su questo sistema e andare a correlare altri dati infrastrutturali e a mettere a fattor comune. Per esempio, ho fatto un upgrade, ho fatto qualcosa, alle 10 del mattino c'è stata un'applicazione che andava male, posso correlare
gli eventi all'interno del cluster, si è rotto un disco, gli eventi che ci stanno all'interno del cluster con una qualsiasi metrica che mi posso inventare. Per cui io qui mi posso mettere una qualsiasi metrica, posso andare a capire, che ne so, la CPU, lui mi dice quale tipo di metrica posso andare a prendere, per esempio no usage, posso capire se la voglio fare a livello di virtual machine e cercare il numero la tipologia di virtual machine, questa per esempio, salvare, e in un colpo d'occhio ho la visione di quello che succede su quella virtual machine correlata su tutta l'infrastruttura. Posso allargare dalle 3 ore fino a un mese o 3 mesi, per cui ho visibilità di che cosa succede magari nei fine settimana su una macchina virtuale e se quell'evento è correlato ad altri eventi. Magari in concomitanza c'è una macchina sullo stesso sistema, cioè DRS disabilitato, per cui vanno in concorrenza di CPU, memoria. Posso da qui andare a capire che cosa sta succedendo su N virtual machine che stanno all'interno del cluster e lavorare su questo. Semplice e molto immediato come sistema di gestione. Non so se avete... Una parte importante ovviamente è la componente di data protection che utilizziamo molto, sia per la parte asincrona che sincrona. Ovviamente possiamo pilotare da qui delle snapshot. Il concetto per noi è fare delle snapshot a livello di virtual machine o di gruppo di virtual machine, per cui il sistema posso decidere se un'applicazione è fatta da 10 virtual machine, creo un consistency group, per cui la snapshot di quell'applicazione viene fatta in concomitanza su tutte le virtual machine appartenenti alla stessa. Posso decidere anche qui di fare metaverability o asincrono, per cui ho un altro sito dall'altra parte, oppure farlo in modo asincrono, prendere per esempio, creare un nuovo protection domain, da qui cercarmi identità che sono le virtual machine o creare un consistency group nuovo nel quale andare a mettere per esempio 3 virtual machine, ne seleziono qualcuno, anche qui vale il concetto diciamo di ricerca avanzata, le metto all'interno del consistency group, vado avanti, creo una schedulazione e dalla schedulazione posso decidere quando fare la snapshot, se in quale giorno della settimana, quante tenerne locali e quante tenerne su un cluster geografico che sta dall'altra parte. Fatto questo, il sistema inizia a fare le snapshot con la policy che gli ho dato e ho la possibilità di andare a lavorare da qui se devo fare dei restore, devo fare delle operazioni di ritorno, oppure quella macchina la clono e la do al test and development, che è la cosa che faremo sicuramente in Inet, per cui sul sito secondario ci saranno tutte le copie delle macchine del sito primario, faremo delle snapshot e le daremo a chi deve fare test e sviluppo infrastrutturali con un po' di click sull'interfaccia oppure con un processo assolutamente automatizzato. Questo è veramente in un'oretta quello che riusciamo a implementare. Non so se perdonate la velocità, però ci sarebbero tante cose da dire, ma queste sono quelle più, se volete, succulente. Vedete le domande? Direi che sono stato molto chiaro. Magari giusto una, visto che avete ancora un minuto. Uno dei dubbi che uno potrebbe avere sulla iperconvergenza è che si pensa che il tutto è vincolato solo all'infrastruttura stessa, quindi posso erogare servizi solo all'interno di quei nodi, però in fondo potete anche esportare lo storage verso nodi fisici esterni, quindi è un qualcosa che rende erogabile un servizio indipendentemente dagli altri nodi che avete a disposizione, o comunque svincolare la parte di storage dalla parte di computing, qualora servisse per macchine fisiche. Quindi questo magari potrebbe togliere il dubbio, come pure vale viceversa. Infatti il nostro marketing è all virtual workload, è stato cancellato virtual for all workload, quindi è qui anche una genialata del marketing. Questo e beh, torna comodo anche per un altro sponsor qua. Ti voglio fare una domanda cattiva, adesso con l'acquisizione di Vernix Data
vi state proprio spostando per allargarvi verso un mondo un po' più fisico. Ah, spegni la te. Tutto quello che direi potrebbe essere usato contro di te. Allora, la posizione di Penix Data va diciamo sul futuro, perché come sapete stanno venendo fuori delle tecnologie di disco che sono dalle 10 alle 1000 volte più performanti degli attuali flash. Parlo del 3D X-Point. L'MVNE è già sostanzialmente arrivato, è già superato. Queste macchine, questo tipo, questa tipologia di disco permette di avere 1000 volte più veloce il dato, accessibile a chi lo utilizza. Ad oggi noi utilizziamo dei protocolli standard per far vedere le macchine virtuali, alle macchine virtuali lo storage, iSCSI, NAS, SMB, ok? L'acquisizione di Penix ci porterà a un nuovo modalità, diciamo, di fruizione dello storage che vedremo, perché Penix tra le altre gli N prodotti che faceva, tra i due c'è stata Architect e la componente diciamo di accelerazione. Quella tecnologia di accelerazione la vedremo tra un po' di tempo all'interno delle CVM di sicuro. E per cui una delle cose che si diceva che avete acquisito Penix per far fuori Sublime. Non è quello. Il problema, per fortuna, l'arrivo dei 3D X-Point fanno sì che il protocollo di comunicazione sia molto pesante rispetto alla quantità di dato. Eliminando quello riusciamo ad andare veloci. Come se io devo portare questa penna e devo metterci un involucro di un chilo, questa penna pesa 20 grammi. Utilizzare iSCSI o NAS e metterci un involucro di un chilo su questo e consegnarlo diventa oneroso. Levando tutta questa parte, utilizzando una tecnologia che ci permette di fare questo, trasferire la parte reale del dato è molto più veloce. Non ci serve per SimpliVidi, perché non abbiamo per fortuna bisogno di questo tipo di accelerazione. Assunto che si rimane nel nodo, la data locale, non è solo quando era quel servizio. Io gli volevo fare una domanda attiva, invece. Sugli ordini di grandezza c'è anche una bella immaginetta che mostra quanto ci si può spostare a seconda del tipo di tecnologia. Comunque, grazie per il vostro intervento. Grazie per la